La Juventus scatta con prontezza dai blocchi di partenza. Alla nona giornata conquista il primato e non lo mollerà più. E proprio in quel turno inaugura a Catania una striscia di ben 7 partite consecutive in cui Leroy si diverte a segnare il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Oltre all'ipotesi scudetto, si fa sempre più concreta la possibilità di vederlo consacrato nuovamente capocannoniere, mentre la giuria di France Football lo premia con il primo dei suoi 3 palloni d'oro vinti in carriera. Può essere considerato il più bel primo tempo da quando sei qua in Italia? No, abbiamo fatto tanti bel primo tempo e a seconda abbiamo calato un po'. Il campionato è monopolizzato dalla Juventus di Trapattoni. Per Platini si fa sempre più concreta la vittoria del primo scudetto in Italia, da aggiungere al titolo vinto in patria con il Saint-Étienne. L'ultimo vero ostacolo da superare è il Torino, che insegue a 4 lunghezze di distanza. I Granata si illudono passando in vantaggio con Selvaggi a inizio ripresa. Michel ribalta la situazione rapidamente. Prima un colpo di testa che sorprende Terraneo. Poi un calcio di punizione che vanifica persino la presenza di un difensore sulla linea di porta. Non esisterebbe lo straordinario 1984 di Platini e della Juventus se non fosse ormai piena l'intesa tra il francese e il gruppo. A spiccare maggiormente sono comunque le giocate effettuate insieme a Boniek, non di rado scambiandosi i ruoli. Non è solo Michel a lanciare Zibi al gol, succede anche il contrario. Il verdetto finale parla di Juventus campione d'Italia per la 21esima volta e Platini leader dei goleador con 20 centri, uno in più di Zico. Un testa a testa appassionante. Si va da una festa all'altra. Dopo lo scudetto c'è il bis in Coppa delle Coppe, anche se in finale con il Porto il contributo del numero 10 non è dei più rilevanti. Ai successi in bianconero si uniscono quelli raccolti in blu. Il trionfo all'Europeo per la Francia è il primo di un certo rilievo. Rappresenta la rottura di un tabù alla quale il suo capitano partecipa con ben 9 reti. In questo momento Platini è indubitabilmente il giocatore più forte del mondo. Il secondo pallone d'oro è del tutto ovvio. E c'è chi scrive quanto Leroy si diverta a dividere la sua anima facendo in Francia l'italiano, ricordando le sue origini novaresi, mentre nel nostro paese continua a conservare il suo tipico distacco transalpino. Il terzo campionato di Michel non presenta particolari emozioni sul fronte della lotta per il titolo. Il Verona conquista la prima posizione della giornata inaugurale. La Juve non rappresenta mai una seria minaccia per la formazione veneta. Tra Platini e Trapattoni c'è un'apparente divergenza di interpretazioni. Per il francese il calcio è una cosa semplice. Allegria quando si ha la palla, coraggio se ce l'hanno gli altri. L'allenatore è più orientato verso un atteggiamento prudenziale. Per me può darsi che una settimana e due partite in più nelle gambe e per la Juve si vede che gioca bene a casa e fuori casa penso che siamo
che siamo un po' dietro, è difficile andare in porta quando hai 80 metri da fare e che non ha le gambe. Se i risultati di squadra non arrivano, quelli personali sono per l'ennesima volta raggiunti. Con 18 gol, Michel si aggiudica la classifica dei marcatori, e sono tre. Stavolta i battuti sono Altobelli e Maradona, e proprio il Pibe d'Oro vive con Leroy una rivalità sportiva molto accesa. I due si esprimono stima reciproca, ma indubbiamente vivono in maniera diametralmente opposta il calcio in ogni suo aspetto. Uno è la razionalità, l'altro è la follia. L'Italia si divide in due. Ecco, il giudizio su Platini e Maradona. Auguri, avvocato. Ma non si può dare oggi, allora. Si può dare da altre partite che si sono viste. Lei è sempre dell'idea che non cambierebbe Platini con Maradona? No, assolutamente no. È troppo facile chiedermi queste cose, siete voi le giornaliste. Ma diciamo che Diego si è liberato una volta, ha colpito la traversa. E dopo Favero l'ha marcata benissimo. Era impossibile togliere della ragnatela che ha fatto Favero e tutta la squadra attorno a Diego. L'avvocato Agnelli ha detto che in questo momento non cambierebbe Platini con Maradona, però bisogna ammettere che Maradona ha dei problemi con il Napoli che probabilmente tu non hai. Abbiamo tutti i problemi, mi sembra. Napoli sta andando non tanto bene e è un problema che sta diventando vecchio, dunque Maradona è anche giovane e potrà venire qua. Deludente in Italia, stratosferica a livello internazionale. Il campionato è vissuto come un fastidio. Altri sono gli scenari da conquistare nel 1985. Si inizia con la Supercoppa europea, battendo il Liverpool in una gelida notte torinese. Si prosegue in Coppa dei Campioni, dove Michel si supera al cospetto dei connazionali del Bordeaux. La finale è però funestata dalla violenza degli hooligans inglesi. Juventus-Liverpool si gioca in un clima irreale. Allo stadio Heysel muoiono 39 tifosi. Si gioca e decide Platini su rigore, ma è un successo che gli toglie il gusto di giocare. Una nota nera per il sport, per l'Italia, per il Belgio, anche per il francese, dove si è morto un francese, ma soprattutto per l'Italia, perché hanno venuto proprio dalla partita. Avevano dei soldi per andare a vedere la partita e sono morti per l'amore della Juventus e del calcio. Dunque noi che facciamo parte di questo sistema, ci sentiamo molto colpevoli adesso che è finita la partita, perché durante la partita non è che abbiamo pensato a questo. Anche quando abbiamo avuto la Coppa eravamo molto felici, perché è la nostra passione, era la nostra gioia. E dopo, quando abbiamo visto l'immagine, soprattutto stamattina, abbiamo molto sofferto. Per riprovare il piacere della competizione agonistica, c'è la finale di Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors. Una vittoria con un enorme paradosso, qual è il vedersi annullare il gol più bello realizzato in carriera, per poi comunque mettere il sigillo decisivo dal dischetto. È un Platini meno puntuale in zona gol, quello del 1985-86. 12 le reti, contrassegnate però da alcuni momenti di pausa. Eppure, anche in quest'annata, Michel supera se stesso, firmando una tripletta in campionato contro il Bari, un obiettivo finora riuscitogli solo in Coppa Italia. Il torneo ha un andamento double face. I bianconeri dominano il girone d'andata, per poi entrare in una crisi di rendimento che induce la Roma a una clamorosa rimonta. Il sorpasso però non riesce. Michel può così festeggiare il suo secondo scudetto juventino. Tutto
Platini riserva ai suoi compagni di squadra una sorpresa nel Mundial messicano. È infatti lui responsabile principale dell'eliminazione dell'Italia, nella quale militano molti juventini. La delusione in nazionale e la consapevolezza di avere ormai dato il meglio creano i presupposti per un ultimo anno di Michel a Torino non certamente esaltante. Trapattoni non c'è più, il ciclo della Juve dominatrice è finito e Platini non ha più le energie, né fisiche né psicologiche, per proseguire ulteriormente. L'ultima partita è un Juventus-Brescia nel quale anche il cielo sembra partecipare alla tristezza generale, bagnando gli spettatori con una fitta pioggia. Le ultime parole sono quelle di un re che abdica, con la gratitudine per la meravigliosa avventura vissuta presso un popolo che lo ha amato tantissimo. Mi pesa di avere 32 anni, di non poter più soffrire, di non poter più sudare, di non poter più avere la voglia di migliorarmi, e penso che non mi migliorerei più per quello. Dunque, quello che vorrei ricominciare è avere 17 anni e ricominciare quelle cose. Tu sei un uomo fedele, almeno alle squadre di calcio. Tre squadre nella tua vita, Nancy, Saint-Étienne e Juventus. Sì, sempre migliorare, no? Sì, perché era la mia città, non sa di gente perché era la migliore in Francia e Juventus perché è migliore nel mondo. Entrare in campo e avere tutti gli occhi puntati addosso, quelli dei compagni, che sanno bene quanto e come possa essere decisiva una tua intuizione. Quella degli avversari, che conoscono la tua regalità. E non si è sovrani per diritto divino nel calcio, ma perché domenica dopo domenica, gara dopo gara, hai conquistato pezzetti di corona con giocate a effetto. E infine quelli dei tifosi, che osservano il tuo passo, cercano di indovinare cosa si nasconda nell'espressione solitamente distaccata del tuo volto, propria di uno che è lì solo per caso, con l'aria di chi vive nell'assoluta normalità ogni fatto eccezionale confezionato dalla sua intelligenza. Entrare in campo e avere tutti gli occhi puntati addosso non è un problema. Anzi, è quasi un'ovvietà. Se ti chiami Michel Platini, il più grande di tutti. I giocatori non lasciano trascorrere molto tempo nel presentarsi come si conviene. Come gli attori, l'apparizione conquista la platea e l'applauso scatta immediato, ancor prima che dicano una battuta. Si spiega così perché Michel nel primo quarto d'ora abbia realizzato il suo primo gol in bianconero in Coppa Italia e altri importanti. Un modo, il suo modo, per presentare il biglietto da visita di un giocatore straordinariamente elegante. Michel è il signore del centrocampo,
un regista classico, un numero 10 che si piazza nella zona nevralgica del campo ed esercita il suo dominio in svariati modi. Non corre troppo, ma è il pallone a viaggiare velocemente. I suoi piedi inventano lanci di 40 metri, disegnano traiettorie che si smorzano morbide e consegnano palloni comodi ai compagni che conoscono i suoi inviti. Famosi sono certi gol di Boniek,